A Firenze sfilano le indossatrici, tutte carine, tutte eleganti, tutte di classe. Non è uno dei soliti défilé. C'è in ballo un premio stavolta. Permettete, signore, che vi trascuriamo un attimo per occuparci del conte Marone Cinzano, ideatore del premio. Perché lo è? Non c'è dubbio che all'estero tutto quello che è italiano oggigiorno è di moda. Tutto questo è dovuto in gran parte alle perfette, alle meravigliose collezioni che le case di alta moda italiano hanno portato all'estero. Ed è per questo motivo che abbiamo creduto necessario colmare questa lacuna, dando all'alta moda un riconoscimento, una specie di Oscar. Ed è per questo motivo che è nato il premio Cinzano della moda. Per le indossatrici la giornata non è finita. Vedete com'è faticoso questo mestiere? I fotografi incalzano e spesso una bella foto è il passepartout che apre le porte del cinema. Ancora donne, da Firenze a Cortina. Qui le indossatrici, come sempre carine, eleganti, di classe, sfilano in fuoriserie. In macchina sognano forse un commendatore che metta ai loro piedi la sua fortuna. Donne in auto, donne ai bordi della strada e soprattutto donne in bikini. Perfino nella cornice delle Alpi. Queste vestali della moda sfidano impavide il raffreddore e ostentano tutta la loro bellezza. Meno belle ma sempre donne le pittrici in gara a San Pellegrino. Si dipingono tra loro, è molto femminile. Tra un bicchiere e l'altro di acqua termale il pubblico segue l'originale concorso. Qualcuno ammira le opere, qualche altro le pittrici, qualche altro ancora, quando ne vale la pena, preferisce ammirare le modelle. Tempo massimo per completare il ritratto un giorno e mezzo. Giudici, i clienti della stazione termale. Ogni scheda ha il valore di 1000 lire. Ciascuna pittrice guadagna tanti biglietti da 1000 quanti sono i voti che ha ottenuto. Sfilate di moda, fuoriserie, concorsi stravaganti. Ecco fatto, signore. Questo vi offre l'estate 1963.